Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata delle mirabolanti avventure di Jason Brodino. Il mio nome è come sempre Quit108 e vediamo cosa faremo quest'oggi. Allora, in linea d'aria credo che dobbiamo fare questa spedizione perduta e la fattoria tracotante. Ok. E quindi andremo qua. Di sicuro faremo anche la missione della fattoria proprio. Quindi faremo... Ci specializzeremo in questa zona, tra virgolette. Prima di tutto andremo a liberare l'avamposto, però. Quindi andiamo al serbatoio Cala. Fattoria tracotante. Che nome particolare per un avamposto. Ma va bene. Andiamo un po', abbiamo munizioni. A strafottere, perfetto. Yeah. Ora apriamo qua. Chiappiamoci un macinino, un bel dune buggy, come piace a noi. Yeah. Allora, da qua andiamo... No, dall'altra parte esattamente. Seguiamo la strada al bivio, che non è proprio un bivio, andiamo a sinistra. Facciamo un'inversione a U. Seguiamo la strada, andiamo di nuovo a sinistra. E poi, boh, in qualche modo ci arriveremo. Va bene. È un po' lontano, però. Oddio, quei guerrieri lì ce l'hanno con me, perché? No, non ce l'abbiate con me, guerrieri. Dio, mi stanno inseguendo. Hanno rinunciato. Perfetto. Ui, ciao. Ok. Sono così dentro la zona cattiva che c'è anche un tizio in giro per la strada così. Sembrerebbe di sì, ok. Va bene. Allora, di qua. Poi di qua. Buongiorno, buongiorno, salve, tutto a posto. Wow! Sì. Wow, esattamente. No, non mi sparate. Ciao ragazzi, come andiamo? Ciao ragazzi. Tutto a posto? Perfetto, ciao. Woo! Ah sì? Prendimi. Qua è pieno di gente. Buongiorno. Ok. Devo guardare un attimo la mappa. Allora, da qua direi che prendiamo a sinistra lì e poi ce la facciamo lungo la stradina, si spera. Ok. Ah, qua. Ok, così. Go. Non è proprio una strada ad un buggy, ma noi ce ne fottiamo. Yup. Ok. Di qua. No, no, facciamoci a piedi. Allora, ecco qua il sentiero. Su di qua. Va bene. Poi di qua. E poi magari riusciremo a buttarci giù con la nostra tutelare. Beh, tanto siamo quasi vicino alla cima qua. Quindi non è un problema. Allora, allora, allora. Guarda tutti quegli uccelli. Se spara uno, che succede? L'ho preso. Un avvoltoio. Ah. Ne ho preso un altro. Nice. E ho sprecato un sacco di munizioni. Ma va bene. Lo zenzero dorato. Allora, la fattoria tracotante sembrerebbe essere lì. Ok. Wow. Avremo paracadute di già, dai. Allora, giriamo così. Cecchini lì sopra, perfetto. E direi che vogliamo atterrare più o meno in questa zona qua, sì. Sembrerebbe il posto giusto dove atterrare. Quindi continuiamo a girare su noi stessi. Wow, wow, wow. Oh! No, no, aia. Ah!
Tristezza. Tristezza. Ok. Che va. Vabbè. Che cazzo sono? Sono dove mi sono lanciato. Figata. Va bene. Ottimo. Così. E poi così. Ok. Sarebbe maniera giusta di fare cose. Atterriamo qua sopra. Ma sì, just because we can. Whoop. Buongiorno. Ok. Allora. Ok, perfetto. Allora, da qua sopra possiamo tirare fuori questa. Cecchino lì, mi sembra ci fosse anche un cecchino dall'altra parte, lì c'è uno dei sistemi d'allarme, perfetto. E non vedo nessun altro perché ci sono due tizi lì sicuro. Ce n'è uno lì, ok. E ci deve essere un altro cecchino da qualche parte. Eccolo lì. Ciao ragazzi. Perfetto, per ora questi. Ok. Ora. Secchiamo questo tipo qua. Perfetto. E lo portiamo qua. Ok. Poi. Vogliamo arrivare a quel robo lì. Però c'è quel tizio che se la sta camminando. Ok. Ok. Poi devo seccare questo tizio qua, possibilmente, senza farmi beccare. Ok. Insetti di merda. Ok. Perfetto, poi. No, andava bene questo. Questo, nicely done. Quello, perfetto. E poi. Ok. Devo andare dietro a questi tizi qua. Ok. Yup. Buongiorno. Nicely done. Ok. Ottimo. Ottimo. Avamposto alle peccato. E abbiamo anche un ricercato qua. Abbiamo ancora finito. Ciao fratello, puoi occuparti degli incarichi sulla bacheca? Allora. Wanted. Un pirata sta creando problemi in una spiaggia nelle vicinanze. Un racket uccidendolo con un pugnale. Yes, sir. Macchina. E scogliera, no. Ok. Devo riuscire a uccidere prima di tutto, devo uccidere per forza i due cecchini. One. And two. Perfetto. Lui è uno grosso.
Lui è quello che devo uccidere. Ok. Poi c'è un altro cecchino lì. Ok. Poi c'è un altro cecchino lì. Che dovrei poter uccidere senza che nessuno se ne accorga. Oh cavolo. Questo è più grosso e duro di quello che pensassi. No, come hai fatto a vedermi? La mia tristezza. Ehi, ehi, ehi. Crepa? Bravissimo. Adesso devo correre. Ah. Ok. No, che non mi vedi, dai. Non sai dove sono andato. Tu non sai io dove posso andare. Non sono il figlio di Troia io. Interessante. Ti prego, vieni fuori. Dai, dai, so che lo vuoi fare. Vieni fuori. Ok, vieni fuori. Bravo. No, vieni fuori. Bravo. Dai. Yeah. Ok. Come Rambo. Perfetto. Ok. Ora direi che possiamo andare a fare questa missione qua. Andiamo qua. La fattoria tracotante che abbiamo appena liberato. Munizioni. Yes, perché ho imparato che devo portare tante munizioni a ste cazzo di cose. E mi avete detto che qua c'è un easter egg di Assassin's Creed in quella che sto andando a fare, credo. Quindi vediamo se lo trovo e se mi ricordo qual è. Whoop. Allora. Sicuro giù di qua. Poi seguiamo la strada. No, un casino, bisogna riprendere la stradina che c'era lì sopra, quindi whoop. Indietro e torniamo alla fattoria. Ok. Go. Yeah. Magari senza musica, che musiche più schifide del gioco. La scelta questa macchina. Ok. Ci sono un paio di canzoni belle, onestamente. Però molte nella radio, boh, non mi ispirano per niente. Allora, su di qua. Su di qua. Ok. Perfetto. Questo è un off-roader di cattiveria, però va bene. Qua, nice. Oltre questo cespuglio, su per la strada. Ah, oh, un po' di strada aperta. Meglio. Eccoci qua. E poi suppongo giù di qua. Allora. No, 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 non scivola. L'area è tutta. Vaffanculo. Eccoci qua. Sì, più o meno. Tac. E curiamoci. Nice. E andiamo. Su via. Chissà cos'altro ci sarà qua dentro.
Vediamo, vediamo, vediamo. Dai, Jason. Facciamolo. Quel simbolo. Eccolo lì. Trovo i documenti nel laboratorio, quindi devo trovare le cose dell'abstergo. Nice. Hop. Ok. Non ci sia un altro modo per uscire. Eh sì. Dov'è? Dov'è l'altro documento dell'abstergo? Oddio. È un'altra caccia alle cose, no? Documento abstergo. Documento abstergo. Vieni qua. Nine, eh? Yeah, nine, win. Ehi! Non guardare. Quello è un cadavere. Non si toccano. Ah, non lo so. Dimmelo tu. Che cazzo avete fatto voi fino adesso? Non è che è sopra di me. Vuoi vedere che è sopra di me? Sì, è palesemente sopra di me. Nicely done. Ok. No, non può essere sopra di me. Se no non avrei potuto prenderlo. Odio questo posto. Vabbè, uccidiamo l'ultimo tizio. Nel mentre. Sì, dai. Forse sono due. Sono due. Oop. Allora, come facciamo? Vieni qua. Ehi, tu da dove sei arrivato? Ok. Buongiorno ragazzi. Ok. Adoro questo fucile perché è troppo preciso. Disse lui missando ogni singolo colpo. Yup. Allora, ok. Troviamo sti cazzo di documenti. Qua c'è uno di questi. Yeah. Ah, quindi possono anche essere nelle... Ups. Non l'ho fatta apposta. Magari ce l'hanno addosso loro a sto punto. Io saccheggio. No. Quindi... pezzi di codice. Lì sopra? Potrebbe essere. No. Come diavolo ci arrivo lì sopra io? Un altro pezzo di codice. Yeah! E un medpack. Perfetto. Eccolo lì. Bastardo che si nascondeva. Una di qua. Sneaky sneaky. Che c'è un pezzo di codice qua vicino. È che io sono dei pesci, me lo sento. Ah, è al mio stesso segno Jason Brodino, ragazzi. Abbiamo scoperto che Jason Brodino è dei pesci come me. Va bene. Segno del cazzo quello dei pesci, sappiatelo. Ah, è lì. Io non l'ho vista per tutto questo tempo. Non ci credo, fa tutto il giro qua e non ho visto questa. Yep. Lui sarà il controllo e apre la porta del laboratorio.
Ok. E sala di controllo sia. Andiamo. Quindi, quindi. Medkit. Grazie. E questo che diavolo è? Cosa ci faceva l'abstergo qua? Yup, kit. L'ascensore non ha corrente. Ottimo. Attiviamola. Come faccio ad attivarla? Il cavo lì è rotto. Che cazzo? Qua sopra? Oh yeah! Ti attivi Benvenuto per e. cortesia? Grazie! L'ascensore dovrebbe andare. Andiamo, se no rimaniamo fulminati. Oddio, scende! Ovvio! E abbiamo attivato anche. Vaffan Giulio. Whoop. Ok. Oddio! Gold! E qua sotto c'era del gold, via le palle. No, c'erano le munizioni, ok. Ok. Poi, di qua. Ok. E su di qua, nice. Oh fuck! Dope. Ok. Che cazzo? Non ci provare. Ottimo. Vediamo un po' qua intorno cosa c'è d'altro. Ok. Un po' di munizioni. Delle frecce. Possiamo interagire con questa cosa. Trovi documenti al laboratorio. Oddio, altri documenti. Non ci voglio credere. Ah! Ok, ho capito. Oh fuck. Benvenuti al Museo della Scienza, bastardi. Benvenuti al Museo della Scienza, sì. È stato un piacere. Oddio, mira più in basso. Grazie. Ok. Nope. Quindi, dove sono i documenti? Io ne vedo due. Ce n'erano tre però. Non ho capito. Allora, uno deve essere. Aspetta, via, giù, giù, scendi. Uno è qua. O forse è di sopra. Boh, non so, io guardo nei carretti, sì, è di sopra, ok. Whoop. Allora, tac. Ed eccoci qua. Medikit. E documento. Sì, Yeah! siamo a 4. No, siamo a uno. Jason, non sai neanche contare, cazzo. Come Batman, vai. Poi su di qua. Ok, no, sei basso. Ottimo. 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 Chi è che mi ha visto? Nessuno, no?
Yup. Yup. Nicely done, Jason. Così. Perfetto. Munizioni. Ottimo. Come cavolo ci arrivo? Ho capito come. Va bene. Su di qua. E giù di qua. Apri qua. Ancora uno. Yup. E su. Ottimo. Andrò a controllare un po' di qua. Se non ti dispiace, Jason. E questo? $38. Se non mi danno una statuetta di tipo Altair. Se mi danno una statuetta di Desmond, do fuoco al posto. Però una statuetta tipo Altair o Ezio. O anche Connor. Mi sarebbe andata bene. Oh fuck. Proviamo questo. Funziona. Ok. Questa non è perché è fuori dal raggio, ovviamente. Prendiamo il gold. Ok. Kit. Gold. Lots of gold. Minchia, quanto gold. Avorio un tagliato. E quello è il mio. No. Ok. L'ultimo è ora di andare. Yeah. Mashira si riprende su questi cosiddetti scienziati. Parlano di frutti dell'Eden, esperimenti di Edison sull'elettricità e sulla memoria genetica. Non mi fido di loro e ho bloccato l'accesso al laboratorio. Per entrare e uscire dalla stanza di sicurezza bisogna inserire il codice 122112. Ok. Andate a quei diavoli stranieri. Hayato. Ottimo. 122112. Allora, come va, ragazzi? Dio, quest'arma è devastante. Ciao. Non ho sentito niente. Ehi, ciccionazzo. Yup. Nice. Allora, 1, 2, 2, 1, 1, provare per provare. Yes, nice. Woo! E abbiamo recuperato i dati Abstergo. Figata. Ok. Qua dice cosa? Boh, va bene. Ottimo. Bene, ragazze. È fatta. Io vi ringrazio di avermi seguito. Un piccolo easter egg di Assassin's Creed 3. Ci sta, mi piace come cosa. E niente, ho un punto abilità da spendere. Lo spenderemo. Spendiamolo. Ebbene sì, prendiamo solo questo. Ok, cos'è che devo fare? Ok, questo. Devo acquistare le corazze. Andrò ad acquistare le corazze a caso. Onestamente, il più presto possibile. Giusto per poter finire il tatau. Il mio nome è, come sempre, Quit108. Ciao a tutti.